Non mi aspettavo di trovarmi qui dopo la disfatta dell'ultima partita col Südtirol e non mi aspettavo che il primo video, secondo adesso, su questo canale fosse uno sfogo del genere. Perché uno sfogo questo? Si è appena conclusa Ternana-Palermo e voglio i vostri commenti qui sotto. So che le uniche cose che riuscirei a tirarvi a leggere qui sotto nei commenti sarebbero Corini out. Ho preferito la prestazione di Palermo su Tirol che questa, perché in 90 minuti non siamo stati capaci di calciare nello specchio della porta. Un tiro di Floriano, alto all'85esimo, non importa, e poi il nulla, a parte una palla che è passata 20 cm dalla linea, ma non era un tiro in porta, e lì non c'è andato. Cioè, sapete cos'è? Rido per non piangere, io rido in questo momento per non piangere, perché una prestazione del genere. Non me la, dopo la batosta brutta contro il Südtirol, che perdi in casa 1-0, non hai capacità di reagire, anche se negli ultimi 10 minuti poi hai provato a calciare in porta. Però una prestazione del genere fa solo rabbrividire. E come già detto nell'altro video, lo ripeto ancora adesso, Corini non è riuscito ad entrare nelle corde dei giocatori. Corini non ha ancora capito un cazzo di questa squadra e Corini, nonostante il ritiro a Manchester, che forse era meglio farlo a Lourdes, non ha dato quello che la squadra aveva bisogno. E so che il City Group, l'ho letto diverse volte, non per difendere Corini, anche se sono sempre stato il quello. Serve tempo! Però penso che la società farà delle valutazioni. Ho detto questa cosa in live. E la ripeto, penso che Corini non sia stato scelto tramite un algoritmo, penso che l'abbia scelto Dario come allenatore. Può essere una cazzata, questa è la mia, ma ho questa sensazione. E Corini, dopo 2 mesi adesso di lavoro, dovrebbe essere passati 2 mesi, non ha dato la sua mano, non ha fatto intravedere chissà cosa, e io ho seriamente paura di ascoltare la conferenza stampa. Premetto che la Ternana è un'ottima squadra, ma proprio forti. Hanno fatto 3 gol, il primo è rovesciato, il secondo un altro gol di Palumbo, poi è arrivato il 3-0 in 7 contro 2, siamo riusciti a prendere il 3-0. Però meriti a loro, ovviamente. Ma noi che prestazione abbiamo fatto? Cioè, oggi era tipo, avete presente quando in allenamento si fa attacco contro difesa? Difesa passiva e aiuti l'attacco per farli finalizzare meglio, quindi non li attacchi, non li lasci andare. Era un allenamento questo per noi? Cioè noi siamo. Vado a controllare, ma noi dovremmo essere in questo momento di nuovo, ovviamente perché abbiamo perso la partita, quindi non siamo saliti in classifica. Però non so i risultati delle altre. Noi in questo momento, si è aperta la Liga 2 spagnola, vaffanculo. Che nervi, ragazzi. Che nervi. E il live l'avete vista tutta, come l'abbiamo vissuta, come l'ho vissuta e come sicuramente l'avete vissuta anche voi. Niente, schiaccio Serie B e mi apre la Liga spagnola, eccola qua. Classifica. Noi siamo al 17° posto in classifica con 7 punti. 6 il Pisa. 4 il Perugia che deve ancora giocare e 3 il Como. A un punto più di noi c'è il Venezia che ha perso anche oggi. Ha perso anche oggi col Bari che invidio da morire in questo momento. C'è da chiedere scusa, scusa, non tanto per il risultato perché, ripeto, nel calcio c'è chi vince, c'è chi perde, i meriti vanno sempre ai vincitori. Ma c'è da chiedere scusa ai tifosi che per la seconda volta consecutiva noi non segniamo da Bari. Noi non segniamo dalla trasferta di Bari in trasferta e il gol l'ha fatto Valente. Abbiamo dei giocatori messi in campo
che alcuni non sembrano né carne né pesce, non si capisce perché vengono ancora schierati, e questo è il problema. Mi sono lamentato in primis nella scorsa partita per come cazzo si dice? Per Corini, che era passato al 4-2-3-1, ma non è che sia cambiato qualcosa col 4-2-3. Non giochiamo, non riusciamo. Due passi di fila li facciamo perché il portiere va al difensore e poi il difensore riesce a trovare il terzino. Stop. Non riusciamo a fare tre passaggi di fila. Non c'è gioco. Non c'è gioco. E io la colpa non la do soltanto a Corini, perché sì, lui non ci sta capendo un cazzo, non ci sta mettendo la sua mano, non sta dando quello che ci auguravamo noi tifosi, anche se non piaceva molto quando è arrivato, e ci può stare, preferivamo altri, certo, si erano fatti i nomi di Ranieri, Bielsa, inventato secondo me quello di Bielsa, però ci auguravamo che Corini arrivasse e mettesse la sua impronta di squadra e facesse un minimo giocare questa squadra che non sta rendendo per nulla, a partire da Pigliacelli a finire per Brunori. Perché se in difesa non si siamo molto passivi, perché il primo gol è rovesciata, ci siamo fatti saltare come dei birilli sulla fascia. Cross in mezzo. Rovesciata, nessuno che lo marcava. Secondo gol, Eurogol da 30 metri. Nessuno che è andato a chiudere. E il terzo gol in 7 contro 2 per me fa proprio schifo. Fa proprio schifo. Ma la cosa che mi fa ancora più ribrezzo è il fatto che per 90 minuti non siamo stati capaci, a parte quel tiro cross di Saric nel primo tempo, capaci di creare un'occasione da gol nitida che portasse al gol. Un tiro in porto l'abbiamo fatto. E io in primis chiedo scusa per aver magari montato tutti questi acquisti che abbiamo fatto, ma l'ho fatto con il cuore, perché sono sincero, a me questi acquisti piacevano e piacciono tuttora, ma non stanno rendendo, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Perché se c'è gente che ha giocato in nazionale, in Serie A, e ha vinto i campionati di Serie B, e adesso sembrano i giocatori da Serie C, sembrano giocatori che non danno l'anima, non si impegnano, non riescono a fare mezza giocata da calciatore di Serie B, perché è la categoria che in questo momento ci appartiene. Non è la colpa di noi tifosi, perché noi tifosi quello che possiamo fare, l'unica cosa che possiamo fare, è tifare, ed è quello che continueremo a fare sempre. Però ragazzi, dopo una prestazione del genere c'è solo da chiedere scusa. Una vergogna inaudita, inaudita. Io ve lo giuro, una partita così. Cioè, avevo detto la partita più brutta della storia contro il Sud Tirol. No! Siamo riusciti a fare peggio quest'oggi. Quindi penso che vada fatta adesso, cioè, che vada fatta una valutazione seria su quello che sta facendo Mister Corini e anche sui giocatori che scendono in campo. Perché anche i giocatori che scendono in campo non stanno rendendo proprio per nulla. Io, sinceramente, come tanti tifosi, ne abbiamo le palle piene, perché il campionato adesso è cominciato da 8 giornate. È vero che il campionato è molto lungo, ma non possiamo soffrire così tanto ogni giornata. Non ne posso veramente più. Non ne possiamo veramente più. Sempre col Palermo nel cuore, sempre a difendere questi colori, ma siamo stufi. Fate qualcosa, vi prego, ve lo chiedo col cuore, fate qualcosa. Alla prossima, ragazzi. E iscrivetevi al canale, perché so che molti non sono iscritti a questo canale.